Il tema che oggi affrontiamo non può essere trattato senza una premessa che lo situi nel suo contesto storico. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che il concetto di morte cerebrale nasce nel 1968, un anno che ha un simbolico ma reale significato. Il 1968 è l'anno in cui dall'Università americana di Berkeley e da quella francese della Sorbona si sviluppa la rivoluzione culturale studentesca e in quello stesso anno da un'università americana, quella di Harvard, viene proposta una ridefinizione del concetto di morte che comporta una vera e propria rivoluzione antropologica. Fino a quella data, infatti, la morte dell'uomo era avvolta di mistero. Al medico spettava accertare che la morte fosse avvenuta, individuarne le cause, ma non definirne l'esatto momento. L'accertamento avveniva attraverso il riscontro della definitiva cessazione delle funzioni vitali, la respirazione, la circolazione, l'attività del sistema nervoso. Nel 1968 la Harvard Medical School propose un nuovo criterio di accertamento della morte, fondato su di un riscontro strettamente neurologico, la definitiva cessazione delle funzioni del cervello definita come coma irreversibile. Non si può ignorare il rapporto tra la definizione della morte cerebrale proposta dalla Harvard Medical School nell'estate del 1968 e il primo trapianto di cuore di Chris Barnard nel dicembre del 1967. I trapianti di cuore prevedevano che il cuore dell'espiantato battesse ancora, ovvero che secondo i canoni della medicina tradizionale fosse ancora vivo. L'espianto, però, in questo caso equivaleva alla soppressione di una vita umana, sia pure compiuta a fin di bene. E dunque la scienza poneva la morale di fronte a un drammatico quesito. È lecito sopprimere un malato, sia pure condannato a morte o irreversibilmente leso, per salvare un'altra vita umana di qualità superiore? Ecco, di fronte a questo bivio che avrebbe dovuto imporre un serrato confronto tra opposte teorie morali, quella tradizionale e quella utilitaristica o neo-utilitaristica, l'Università di Harvard si assunse la responsabilità di una ridefinizione del concetto di morte che permettesse di aprire la strada ai trapianti aggirando il problema etico. La definizione di Harvard venne accettata in quasi tutti gli stati americani e in seguito anche nella maggior parte dei cosiddetti paesi sviluppati. In Italia la svolta fu segnata dalla legge del 29 dicembre 1993, numero 578, che all'articolo 1 recita: "La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello." Si trattava di una rivoluzione antropologica perché l'identificazione della morte con la cessazione di tutte le funzioni del cervello equivale a identificare la vita con l'attività del cervello. L'uomo viene ridotto ad un organismo corporeo e il principio vitale di questo organismo è situato nell'attività cerebrale. Si tratta dunque di quella concezione filosofica che riduce il pensiero, la coscienza ed ogni attività spirituale a prodotti del cervello umano. Ma è vero che la morte si identifica con la cessazione dell'attività cerebrale? E questo è il tema del nostro incontro, che vede la partecipazione di studiosi di diverse discipline, perché è da diversi punti di vista che deve essere affrontato un tema complesso come quello della morte. Ed è necessario innanzitutto dissipare il luogo comune secondo cui la definizione della morte è questione che riguarda i medici e i biologi, in una parola gli scienziati, e non i filosofi, i giuristi, i teologi. Sul piano scientifico, infatti, il clinico o il biologo può solo constatare, accertare la vita in atto o l'avvenuta morte di un individuo, ma non è in grado di pronunciarsi sull'essenza della vita, né di definirne l'esatto momento iniziale o finale. Rispondere alle domande ultime non spetta alla scienza, ma alla filosofia, e tra tutte le domande ultime nessuna è più radicale del finis vitae.
Non è lo scienziato, ma il filosofo che dobbiamo in primis interrogare su che cosa è la vita e che cos'è la morte.